Chi ricorda le partite tra Chiti e Giulianova di qualche tempo fa farà fatica a dare l'appellativo di derby guardando il panorama sugli spalti. Curva Volpi tanto per cambiare deserta, con tanto di striscione Bellia vattene, una trentina di tifosi sul settore ospiti, un paio di centinaia in tribuna. Questi tempi che corrono, magri, se non altro, c'è una squadra che può sorridere e il Chieti che dopo un pessimo approccio sfrutta i tanti minuti giocati in superiorità numerica e nella ripresa infligge un pesante 4-1 agli avversari. Infarcito di ex, 4 più l'allenatore, il Chieti ripresenta l'assetto di inizio campionato, il 4-3 con Broso al centro dell'attacco, Sgambato e Sbardella centrale di difesa, Maschio parte dalla panchina, Gelorossi con il 4-4-2, manca Esposito, Rosafi a centrocampo, Raparo sulle piste di Esposito. C'è un solo ex tra le fila giuliesi e Antonio De Matteis, appena arrivato e al debutto, e ci mette appena 44 secondi ad applicare una delle leggi più note del calcio, duetta al limite con Nassi, si inserisce tra le maglie larghe teatine e fa secco Placidi. Avvio bruciante per il Giulianova come 7 giorni prima con la Vispesaro. Il Chieti non brilla, ma le occasioni non mancano. Vittorio Esposito al sesto timbra la traversa con un piazzato dal limite, poi gioco fermato per un offside. Giulianova sornione attendista è pronto a sfruttare gli errori altrui. Sbardella sbaglia il retropassaggio, Nassi al volo centra la traversa. Dopo lo spavento Ronci cambia modulo e torna al 3-4-3. Al 38esimo svolta del match, lancio di Vitale, Esposito brucia sul tempo Raparo che da dietro lo atterra. Meocci di Siena non ha dubbi, calcio di rigore ed espulsione per Raparo. Dal dischetto va Esposito, ma per la legge dell'ex sulla sponda teatina c'è ancora da attendere. Falso intuisce e respinge. A chiudere la prima frazione è la pregevole giocata di Orlando, ma il tiro si spegne sull'esterno della rete. La ripresa però lascia il Giulianova senza scampo, benché Giorgini inserisca il veloce Falco al posto di De Matteis. Il Chieti continua a macinare occasioni, al terzo Esposito inventa per Orlando, falso respinge, ci prova subito Broso, ma falso è ancora strepitoso. Del Grosso scatenato sulla destra mette in mezzo al settimo un pallone per la rovesciata alta di Broso. Il bunker del Giulianova salta all'undicesimo, Esposito raccoglie un traversone sul secondo palo, mette al centro per Broso che di forza insacca l'1-1. Non esulta l'attaccante, a Giulianova lo scorso anno, appena arrivato a Chieti alla sua seconda presenza in nero-verde, e non esulterà neanche 3 minuti dopo quando Broso appunto fa doppietta e ribatte il risultato, ma sul corner di Giron la difesa giuliese è immobile. L'unica reazione ospite è il rasoterra di Mariani, fermato da Placidi, poi ancora Chieti con Del Grosso che impegna severamente falso al 20esimo. Gara chiusa al 24esimo, Esposito va in slalom e serve Giron, il francese piazza il pallone di giustezza e si regala il secondo gol stagionale, 3-1. Alla festa partecipa anche Orlando, che al 37esimo cala il poker sul traversone di Giron, di testa, che non è certo il suo forte, anticipa falso e fa scendere i titoli di coda sul definitivo 4-1. Il Chieti prosegue l'ottima tradizione con i giallorossi, superati per la quinta volta consecutiva. Per il Giulianova un secondo tempo da dimenticare dopo l'espulsione e nella testa di qualcuno forse una situazione societaria che stenta a delinearsi dopo l'ultimatum lanciato in settimana dal presidente Antonio Esposito. Abbiamo avuto un approccio altamente negativo. Abbiamo preso un gol incredibile con tutta la squadra schierata, l'approccio non mi è piaciuto assolutamente, perché queste partite poi ti si possono complicare da un momento all'altro. Infatti siamo andati sotto, il Giulianova ha avuto la palla per fare il 2-0 su un altro errore nostro, e se prendiamo il 2-0 là non so che partita poi viene fuori. Il cambio di modulo ha dato quella spinta in più, loro si sono schiacciati ancora di più sulla giocata di Vitale per Esposito. È stato un episodio che ha fatto secondo me la differenza, perché sai, poi lasci il Giulianova in 10. È chiaro che per noi era tutto più semplice, più facile, anche se dopo il rigore che abbiamo sbagliato ho temuto un po' a livello mentale che potevamo accusare. Negli spogliatoi ho chiesto ai ragazzi di giocare con serenità, con tranquillità, di non avere fretta, di provare a tenere palla il più possibile cercando di aprirli. Il Chieti è normale, non è una squadra che noi ci possiamo competere, gli obiettivi sono molto diversi, noi ci dobbiamo salvare, sappiamo tutti i problemi che abbiamo. È normale, se rimaniamo in 11 la partita poteva essere diversamente, però è normale, dopo l'espulsione di Raparo sapevo che potevamo trovare grosse difficoltà. Siamo rimasti in 10, è normale che la squadra nostra non è che può regalare un uomo all'avversario, chiedi a dei singoli superiori a noi e fanno la differenza.